Stavolta abbiamo esagerato. Io questa volta non ho resistito, perché è impossibile resistere alla magia di questi costumi. Non diciamola a nessuno. Siamo. È sera, ci sono tutti i locali vuoti e noi siamo dietro le quinte nella sartoria del Teatro Lirico, dove ci sono centinaia di costumi degli stivaletti che andranno in scena dal 19 al 30 dicembre. Quanti sono questi vestiti? Guarda Cristina, sono centinaia di costumi e solamente in due produzioni sono stati utilizzati. Qui nel 2000, quando c'è stata la prima di questa bellissima opera, appunto gli stivaletti, che è stata poi replicata alla Scala, non è mai più stata replicata, quindi con grande attesa a Cagliari si aspetta nuovamente il ritorno degli stivaletti. Tra l'altro era la prima volta che veniva messa in scena in Italia, assolutamente 2000. Sì. Ma erano questi gli stessi vestiti? Gli stessi costumi che sono stati realizzati dalla sartoria del Teatro Lirico di Cagliari in collaborazione con la sartoria russa, perché non so se si ricordi, ma le nostre sarte andarono proprio in Russia a collaborare con gli artigiani del posto per realizzare queste meraviglie. Guarda, io nel 2000 l'ho vista e avevo anche gli occhialini e mi sono chiesta ma per quale ragione avessero curato così dettagli nel particolare. Un'opera sontuosa. Forse ti direi una cosa, perché non è un melodramma questo, ma è proprio una fiaba. È una fiaba che ben si addice anche all'atmosfera natalizia di questi giorni. Però voglio dire, da lontano questi microscopici dettagli non si vedono, perché hanno curato così tanto? Non si vedono, si vedono, magari puoi perdere il singolo particolare, però poi nell'insieme il risultato, come tu ben ricordi, è un risultato fantastico. Sì, perché è un'opera magnifica e sicuramente basa tutto sulla spettacolarizzazione e colpisce tutti gli spettatori, nessuno che ha visto questo spettacolo se lo può dimenticare. Infatti io sono molto contenta, perché ci saranno tanti che l'hanno visto e lo rivedranno con piacere, ma tanti che come non l'hanno visto, e quindi sarà riscoprire un'opera meravigliosa della pura tradizione russa. E tra l'altro è un'opera che non ha età, perché va bene per tutti, anche i bambini. Sì. Io mi ricordo che c'erano tanti bambini nel 2000. Sì, è assolutamente una fiaba, appunto tratta dalla notte di Natale di Gogol, e quindi quale migliore occasione per celebrare questo periodo? Tra l'altro è un'opera in cui, oltre a questi costumi meravigliosi, ci sarà il ballo, il balletto classico, il balletto folclorico ucraino-russo. Quindi voglio dire, ci sono tante cose che secondo me possono stimolare. Allora ci daremo gli auguri di Natale con la musica di Tchaikovsky. Assolutamente sì. Ci aspettiamo.